è secondo voi la forza di questo vostro film, Natale a Londra, Dio salvi la regina? Perché e quanto siete soddisfatti? Vuoi che parlo io? Come vuoi, basta che ci diamo Ma un. la forza è intrinseca nella 34esima volta che ci presentiamo a Natale con un concept che è made in Italy, sì, ma by Aurelio Luigi De Laurentiis. Prima c'era mio padre e oggi c'è mio figlio. Ah, la forza, diciamo che secondo me la continuità nostra e degli autori e degli interpreti, che comunque sono un insieme di collaborazioni che ogni anno vengono studiate con grande passione, grande determinazione e grande attenzione, sono gli elementi che ci hanno permesso di continuare ogni anno a soddisfare il pubblico che continua a venire. L'anno scorso con Natale col Boss siamo stati il primo film delle feste natalizie, quindi è stata, diciamo, una conferma di come il nostro lavoro attento continua a essere premiato e la grande soddisfazione di aver continuato anche un corso dopo 30 anni e averlo cambiato con l'arrivo di Lillo e Greg, che hanno cambiato anche la conduzione di un unico protagonista che prima era Christian De Sica, aiutato da una coralità di attori. Oggi sono Lillo e Greg, quindi siamo riusciti anche a continuare questa tradizione dei film di Natale. Aiutati sempre da una coralità d'attori, perché è chiaro che il film di Natale, dovendo un po' rappresentare tutti i gusti, perché a Natale esce la famiglia, quindi anagraficamente esce una molteplicità di persone, di diversa cultura, è chiaro che un film, si può rappresentare soltanto coralmente per accontentare tutti. E c'è, come dice mio figlio, un grandissimo lavoro che dura moltissimo per la ricerca dell'idea, del soggetto e poi per la scrittura, perché questi sono film che vanno scritti molto attentamente, quindi preparati, senza lasciare nulla al caso. Molto complicato perché farlo ogni anno per 34 anni è veramente una cosa terribile, però voi potreste anche dirci: ma perché non abbandonate? Ma perché per noi è diventato come una specie di impegno con il pubblico, il grande rispetto che abbiamo per il pubblico che ci segue da 34 anni, fornirgli ogni anno un qualcosa di nuovo. A chi è venuta questa idea? Ma noi inizialmente abbiamo immaginato per non farci scippare più il Natale da nessuno e non dover fare poi sempre ricorso ad armi giuridiche, perché è anche antipatico farsi cause tra gente che si conosce ormai da decenni, però è capitato. Allora abbiamo detto: ritorniamo alla formula Natale A, visto che è una formula da noi inventata. E quindi abbiamo deciso di andare a Londra. È chiaro che quando vai a Londra la prima cosa che pensi è alla regina, è alla regalità, a questa monarchia intramontabile, a questa incredibile super novantenne. Difatti, voi lo sapete che in questi giorni è uscita questa serie televisiva The Crown, la corona, che è formidabile, che racconta proprio la storia di Elisabetta da quando è bambina, quando poi diventa regina. E quindi ci intrigava anche attraverso il discorso della Brexit, questa centralità di interesse che scatenava ormai l'Inghilterra, dove bene o male solo a Londra più di 1.200.000 italiani ormai vivono e lavorano. E quindi, poiché l'Italia è sempre stata incerta, non ha mai dato queste sicurezze ultimamente agli italiani, anche raffrontarli in maniera comica con un mondo magari che sta molto vicino, ma poi invece in realtà è molto lontano, perché c'è proprio una modalità così diversa di vivere in maniera diversa. Allora noi ci siamo presi anche una vacanza dicendo: vabbè, ma inventiamoci qualunque storia, vediamo cosa può fare un gruppo di italiani che deve andare a Londra e un gruppo di italiani che invece già vive a Londra. Insieme che cosa possono immaginare? Possono immaginare di fare un grande colpo a Buckingham Palace.
e da qui la grande comicità che ne deriva. Comunque l'idea è nata da Wolfgang De Biasi e il team di sceneggiatori, che quando ci hanno raccontato l'idea ci è sembrato un concept all'americana molto divertente, quindi per un altro Natale ancora avremo un film concept divertente.